Buonasera ragazzi, ben ritrovati. È il 15 agosto, quindi buon Ferragosto a tutti quanti. Niente, sono dovuto rientrare dalle vacanze, ve l'avevo anticipato nell'ultimo video perché siamo appunto in vista del trasloco dell'ospedale in cui lavoro adesso nella nuova sede. Oggi è l'ultimo giorno, se tutto va bene a mezzanotte chiudiamo e per un po' fino alla mezzanotte, fra il 21 e il 22, ci potremo dedicare, a parte all'assistenza dei pazienti che sono rimasti in carico al pronto soccorso, che speriamo siano pochissimi, al trasloco. Voce un po' sottotono perché l'aria condizionata mi ha giustiziato, però per fortuna, almeno adesso a Milano, sembra che si stia per scatenare un temporale, la temperatura si è un po' abbassata e quindi l'aria condizionata abbiamo potuto spegnerla. Ora, fatto la doccia, vedete che ho una barba di 2 giorni e mezzo, comincia a dare un po' di fastidio e quindi ci facciamo una sbarbata. Ho messo in acqua la mia ciotolina da 1 euro, ciotolina cinese. Oggi usiamo un pennello sintetico di Escosmetic, no, da 24, Amber Yellow è la serie. Pennellino molto contenuto come dimensioni, che consiglio per chi vuole pensare a farsi un set a viaggio. E oggi usiamo un sapone storico che io non vi ho mai fatto vedere in video perché non amo molto la fragranza, ma che ha delle come dire, qualità meccaniche riconosciute universalmente, e sto parlando di Cella. Sapete che io non amo i mandorlati, però lo avevo tirato fuori dal mio beauty per il viaggio, cioè per le vacanze, non me lo sono portato dietro perché ho portato dietro saponi un po' più freschi, però adesso il clima si è abbassato, la temperatura si è abbassata e quindi il mandorlato lo proviamo. Questo è quello che mi porto al lavoro quando sono in aeroporto per farmi la barba, quelle poche volte che si riesce, anche perché poi naturalmente in aeroporto portare rasoi e lamette non è sempre una bella mossa. Sapone che ho già usato, come vedete, si è un po' ingiallito perché è molto che non lo uso ed è diventato bello duro. Per cui ci mettiamo un po' di acqua, giusto per ammorbidirlo un po'. Anche in passato l'ho usato così, poi in realtà il sapone, una volta messo di nuovo a contatto con l'acqua e come dire, stimolato dal pennello, si riprende e risponde bene come se fosse nuovo. Pennellino, diciamo, lo mettiamo a bagno, bagniamo un po', cioè lo mettiamo a bagno, mettiamo il ciuffo. Lo bagniamo, perché comunque è un sintetico, quindi i pennelli sintetici non hanno bisogno di restare particolarmente in ammollo, perché tanto trattasi di plastica. E il rasoio che usiamo oggi è quello che ho usato per tutta l'estate, il Mastro Livi del kit da viaggio. Come vedete è un po' più piccolino, un 6 ottavi abbondante, con una punta spagnola, col manico in ebano nero. E questa è l'ultima sbarbata che farò con questo rasoio, poi lo asciugherò per bene e ci applicherò l'olio sopra, perché comunque io sono stato in Romagna, ma anche quando vado in Liguria, diciamo che l'acqua di questi due posti non è che sia proprio fantastica per i manici in legno, e quindi tendono a rovinarsi un pochettino. Va bene, allora, se sentite miagolare la mia gatta, che non si capisce perché, ha già mangiato, ha già fatto tutto quello che deve fare, però comunque va in giro miagolando, sarà il temporale in arrivo. Scoliamo quel po' di acqua e cominciamo a recuperare il sapone. Vedete che reagisce immediatamente. Sono schizzato, ho fatto un disastro. E la ciotolina è piccolina e quindi vabbè. Pennello caricato, la fragranza di mandorla già si sente, ciotolina. E montiamo il nostro bel Cella. Guardate come sta già rispondendo. Vi dicevo, è un prodotto abbastanza economico, è sicuramente un sapone blasonato dal punto di vista della notorietà, perché è un sapone usato moltissimo anche nell'ambito professionale dai barbieri, con un costo estremamente contenuto e che ha certamente delle buone caratteristiche sia di meccanica, come vedete, che di protezione e scorrevolezza. Ci mettiamo un po' di acqua sul viso, inutile dirvi che non sono riuscito a recuperare neanche un prebarba, scusate, pulisco lo specchio perché ho fatto un disastro e poi me ne dimentico e mia moglie mi ammazza quando torna dalle vacanze. Va bene, allora, dicevamo, ecco qua.
Vacanze finite, purtroppo sono stato, non mi posso lamentare, eh? Sono stato via quasi 3 settimane. Per fortuna anche il tempo è stato abbastanza clemente, anche se ha fatto un caldo bestia. Faticoso perché il bambino ci ha fatto impazzire. Qualcuno mi diceva che era colpa dello iodio nell'aria, perché i bambini sono molto responsivi allo iodio, la tiroide si attiva molto, quindi diventano iperattivi, cosa che in effetti è descritta in letteratura, e Cervia, dove sono stato, ha le saline di fianco, per cui sicuramente di iodio ne ha parecchio, però mio figlio è sempre sopra le righe, quindi... diciamo che... non è che si sia stato molto, molto più agitato del solito, che già lo è abitualmente. Allora, vedete, il sapone fa egregiamente il suo lavoro, il rasoio scorre molto bene e sta portando via egregiamente la barba. Barba che non è durissima, perché comunque è una barba di 2 giorni e mezzo. Quindi diciamo abbastanza seconda bene. Il rasoio, che però su una barba così deve essere ben affilato, perché altrimenti la barba lunga può saltellare un pochettino, perdere un po' di filo. Sentite il tuono? Non so, si sente? Chissà. Qui c'è un cielo plumbeo che minaccia temporale. Speriamo che piova come si deve, piuttosto che fare umido e basta, perché potrebbe essere la morte. Quindi così vi racconto un po' di me, insomma, vacanze tranquille, che sono diretta in famiglia col bambino in Romagna, per cui niente di stratosferico. Al contrario, al lavoro giornate intense, perché immaginate cosa voglia dire traslocare un intero ospedale, in realtà 2 ospedali, perché il mio ospedale si fonde con l'Istituto Ortopedico Galeazzi in una nuova sede
bellissima, nuovissima, tutto quello che volete, però gigantesca, per cui insomma, lo spostamento è un'impresa che va condotta con precisione quasi militare. Non vi dico quanti camion di materiali, di tir di materiali sono stati fatti passare per cominciare a portare il materiale dei reparti che sono già stati smantellati. Direi che anche il contropelo è andato via abbastanza bene. Quindi niente, vi raccontavo insomma un po' di naturalmente ansia, di preoccupazione, perché nel nostro paese purtroppo la sanità sta attraversando una crisi molto importante. Mancano medici, mancano infermieri, soprattutto nei reparti come il mio, quindi nell'urgenza e il pronto soccorso. E quindi insomma apriamo che non abbiamo ancora proprio tutto il personale che vorremmo, che avremmo calcolato, quindi bisognerà insomma fare un po' uno sforzo. Però insomma c'è, a parte la preoccupazione, sicuramente tanta insomma, voglia di mettersi in discussione, tanta curiosità, quindi insomma speriamo in bene, ragazzi, che vi devo dire.
vedremo, insomma, spero di riuscire. A fare un altro video prima della fine del mese, noi ci trasferiamo il 22. Quindi magari riesco a farvi un video qui, almeno vi racconto. Dell'apertura. Anche perché passiamo da uno. Tutti, sia noi che quelli del Galeazzo, passiamo da un ospedale. Da ospedali vecchi, in particolare chi viene. Come me, dall'Istituto Clinico Sant'Ambrogio. Ospedali piccoli, Sant'Ambrogio in particolare. Galeazzi non è proprio piccolissimo. E andiamo a finire in una struttura gigantesca. I nostri pronto soccorsi, anche quello di Galeazzi, non è molto grande e finiamo in una struttura di dimensioni veramente gigantesche. Per cui speriamo, dai. Allora. diciassette minuti, abbiamo fatto 3 passate. Il pennellino, guardate cosa c'è ancora nel pennellino, Diesco Smith fa sempre un buon lavoro. Chiaro che sono pennellini, come dire, almeno questi qua sintetici, almeno quello, questo qui che ho io in particolare, che hanno qualche anno, adesso le cose sono molto migliorate, però un pennellino che fa il suo lavoro, ha un discreto backbone, su certi saponi se c'è appena un po' d'acqua in più al difetto di non stenderlo benissimo, però voglio dire più che sufficiente. E sciacquiamo la ciotolina. Ah, ho dimenticato la lume di rocca, scusate, perché non ho il prebarba ma la lume di rocca. Non manca mai, dovrò, quasi, dovrò cambiarlo, perché questo qua vedete che si è ridotto ormai a roba minima. Sciacquiamo un attimino anche la confezione del nostro cella, che mettiamo a testa in giù per scolare un pochettino. E adesso è l'ora dell'aftershave. Guardate che. Andiamo via il lume. Allora, come aftershave io userò questo qua. Agrumato è il primo aftershave che Extro aveva creato in collaborazione con l'amico Mauro di Lernia. È rimasto ormai poco, è quasi un pezzo, come dire, d'antiquariato, però insomma non è particolarmente estivo, però a me piace molto la sua fragranza, abbastanza agrumata, di solito lo abbino per esempio all'Extro Bergamotto di Calabria e insomma lo uso oggi perché comunque è un giorno. Importante, un giorno da sera sul calendario, perché è l'ultimo giorno di attività dell'ospedale di fatto in cui sono cresciuto professionalmente, quindi insomma va bene ragazzi, direi che siamo stati velocissimi, 20 minuti, abbiamo già messo anche una generosa dose di aftershave. Spero di rivedervi presto, teniamo le dita incrociate per il trasloco,
Se siete a Milano all'aperto, riparatevi perché sta per venire giù il finimondo. Io, per quanto mi riguarda, ho finito. Auguro ancora a tutti voi un buon Ferragosto. Per chi deve ancora partire, delle buone vacanze. Sicuramente vi auguro una buonissima serata e soprattutto delle buone sbarbate. Alla prossima, ciao!